Buongiorno a tutti quanti, mi rivolgo soprattutto da questa parte che c'è più materiale umano. Quando è l'ultima volta che avete avuto fame? E non sto parlando della fame che avete quando solo verso le 12 e tre quarti. E pensate che all'1:30 dovete mangiare. Avrei voluto fornirvi, come faccio spesso, una scheda dove veniva spiegato il motivo e l'effetto fisico della fame. Ma se googolate la frase avere fame e effetti, questo è quello che scappa fuori. Fame, da cosa dipendono gli attacchi di fame? Mangiare senza avere fame, ecco cosa provoca. Perché fumare cannabis fa venire fame? Why smoking cannabis makes you hungry? 15 motivi perché hai sempre fame. 15 reasons why you always feel hungry. Le prime tre pagine di Google parlano di una fame che non è fame, è una fame di chi ha già mangiato e continua ad avere fame. It's a hunger someone's already eaten and still feels hungry. Quella non è una vera fame. That's not real hunger. È una fame occidentale. That's Western hunger. Se volete avere un racconto vero di cosa significa avere fame, invitate a casa uno dei nostri amici che hanno attraversato il deserto e hanno attraversato il mare. Probabilmente sapranno dirvi durante il pranzo che cosa significa avere fame. Fatelo con rispetto, ma vi aprirà gli occhi di cosa significa avere fame. Fame è qualcosa di devastante. Non puoi pensare a nient'altro tranne che alle fame. Oppure, quando è l'ultima volta che avete avuto sete? Una sete di quelle che non puoi estinguere aprendo il congelatore o il frigorifero, oppure andando al bar di fronte a casa tua, ma di quelle che ti fa vedere un'oasi nel deserto dove non c'è. Nella nostra società avere fame significa essere passati davanti alla pizzeria per sentire il profumo della pizza appena fatta. In our way of thinking, feeling hungry, just walking by the local pizzeria and smelling the avere sete significa essere passati davanti al gelato e aver visto il barattolo con il ghiaccio che gira con la gran tacchetta. Nel mondo occidentale abbiamo perso il vero significato di cosa significa essere fame. Mi dai la parola a Benjamin? Matteo 5:6. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. And he says, blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they will be satisfied. Immaginate la scena. Gesù è su un monte, vicino a Cafarnaum in Galilea. Ha appena cominciato il suo ministero di predicazione pubblica. E è lì sul monte che da quel momento in poi sarà chiamato il monte delle beatitudini. E ha davanti a sé migliaia di persone. Quelle persone, con tutta probabilità, erano affamate e assetate davvero.
Erano affamate e assetate nel fisico perché avevano fatto la strada, erano poveri. Ma in lui, in Gesù, vede in loro delle persone ricche perché avevano un altro tipo di fame e un altro tipo di e dice a queste persone: io sono venuto per sfamare quella fame, per dissipare quella sete, che è una sete e una fame differente da quella che trovate nel fisico. Più volte abbiamo detto che beati significa semplicemente felici. Le persone erano arrivate là per ascoltare un profeta e improvvisamente si trovano sul monte della felicità. Madre Teresa ha detto che nel terzo mondo, in India, le persone muoiono della fame fisica, ma in Occidente le persone muoiono della fame spirituale. Quello che succede in Occidente è che non abbiamo quasi mai fame fisica. È raro. C'è qualcuno che in Italia ha fame fame, ma noi spesso abbiamo una fame per le cose sbagliate. Noi tutti abbiamo una fame spirituale e spesso la nascondiamo con frasi del tipo: la mia vita è vuota, sono annoiato del mondo, non trovo la strada, sento che manca qualcosa. È una fame diversa da quella fisica. Inseguiamo la felicità, siamo ricchi, vogliamo essere profondamente soddisfatti e stranamente non lo siamo. Non lo siamo e abbiamo fame. La nostra non è una fame fame, ma una fame per avere di più. Quale fame possiede? Prima la fame dei piaceri. E in questo ci aiuta tanto il nostro essere occidentali e avere la pubblicità che ci fornisce i motivi della nostra fame. Non so se avete presente quelle pubblicità dove magari c'è una bellissima donna con un vestito stupendo la sera, piena di brillanti e con degli orecchini grandi quanto dei lampadari, seduto su una meravigliosa spider con in mano un cornetto agile e la telecamera zoom sulla sua bocca che prende un piccolo morso e i suoi occhi si illuminano e si fanno sottili per il grande piacere che ha provato. Cade in estasi per il cornetto agile. La Bibbia dice questo in Ecclesiaste. Ecclesiaste 1, versetto 8. Ogni cosa è in travaglio di più di quel che l'uomo possa udire. L'occhio non si sazia mai di vedere e l'orecchio non è mai stanco di udire. Poi sapete che cosa succede? La macchina invecchia, la bellissima donna comincia a avere le rughe sulla faccia, l'abito meraviglioso che aveva va fuori moda, i brillanti gli rubano la notte, il cornetto finisce e abbiamo fame di nuovo. Secondo tipo di fame. La fame nel lavorare. The hunger for work. Chi mi conosce sa che io amo profondamente il mio lavoro. Anybody knows I love my work? Sia il lavoro che faccio dal punto di vista secolare, both my secular job,
sia il lavoro a cui sono stato chiamato dal Signore. Per me lavorare è una questione di vita. Mi sento vivo nel momento che lavoro. Molti sono come me e trovano soddisfazione dal lavorare solo, dal lavorare intensamente. Cercano questo tipo di soddisfazione, ma spesso per molte persone il prezzo è molto alto. Spesso una vita spesa per gli affari diventa una vita vissuta negli affari. E tutta la vita si rivolge intorno agli affari. Salomone, che è un esperto, ci dice così. Ecclesiaste, versetto 2, capitolo 2, versetto 21. Infatti è un uomo che ha lavorato con saggezza, con intelligenza e con successo, e lascia il frutto del suo lavoro in eredità a un altro che non vi ha speso nessuna fatica. Anche questa è vanità, è un male grande. Ora, è innegabile che io ami il mio lavoro, ma so che la mia vita non è il mio lavoro. Quello che faccio non rappresenta chi sono. La mia vita vera, la vita vera è altrove, non al lavoro. La mia vita vera non è nemmeno stare su questo palco a predicare. La mia vita è differente e vedremo. Terzo tipo di fame: la fame negli averi. Ora, a Natale i nostri figli hanno una gran quantità di giocattoli, troppo. Il regalo di mia madre, che è qua davanti, lo può testimoniare, il regalo di mia madre a Natale era una bambola di coscio con il corpo fatto di stoffa, che gli veniva data il giorno di Natale, no, poi era la Befana, si dava, perché all'epoca c'era il Babbo Natale, non c'era la Befana, veniva data il 6 gennaio, ce la facevano giocare un pochino, poi dopo qualche giorno la bambola spariva per riapparire l'anno dopo. Sì, questo era il regalo, potete andare e farvelo raccontare. Ora, i nostri figli, ciascuno, anche il più sfortunato dei figli, ha ricevuto 100 volte di più a Natale di quanto riceveva mia madre a Natale. Vi faccio una domanda: i nostri figli sono 100 volte più felici di mia madre? Gli dare la prossima. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Immaginatevi se Gesù comparesse oggi su questo e ci fossero folle di montefiasconesi che vengono ad ascoltare. Bella quell'immagine, eh? È quella che sto aspettando, che stiamo aspettando. Sapete, non cambierebbe nulla delle sue parole, direbbe esattamente la stessa frase. Direbbe: beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Sapete, Gesù a quella folla avrebbe potuto promettere di dare pane e acqua, di saziare la loro fame fisica e la loro sete fisica. Ma lui voleva saziare e vuole saziare le persone a un altro tipo di fame e di sete. Allo stesso modo, se comparisse oggi qua, potrebbe senza problemi saziare la nostra fame, la nostra sete di benessere e di prosperità. Ma la risposta è sempre la stessa: io sono venuto a sfamarti e assetarti di ciò di cui sei realmente affamato, di ciò di cui sei realmente assetato. Allora, di cosa ho fame realmente? Cosa manca nella mia vita? Cosa non ho? Sembra quasi una canzone di Ruggero, che si chiama Mistero. Cosa mi manca, cosa non ho? Cosa mi manca davvero? Mistero.
Il versetto di Matteo ci indica che la fame nel fisico non è la fame. Sì, è una fame. È una fame. Senza pane e senza acqua muore il fisico. Che è una cosa abbastanza grave. Anche per un credente. Ma senza pane e senza acqua spirituale muore il nostro rapporto con Dio. Muore il suo aiuto quotidiano, la speranza in una vita futura felice assieme a Lui. Se Gesù non fosse venuto a curare quella fame e quella sete spirituale, noi saremmo realmente morti, e non soltanto morti nel fisico, ma morti per sempre. È come se dentro di noi Dio avesse fatto un buco a forma di se stesso, un buco a forma di Dio che può essere riempito soltanto ed esclusivamente da Lui, da Dio. È come se manca questo qualche cosa, stiamo male. Perché è come se all'interno del fisico, se tu togli un organo, se togli la milza o un polmone o un rene o il cuore non muore del tutto, ma gli organi doppi puoi farne a meno di uno, ma stai male. E non puoi sostituire un rene con un polmone o la milza con un fegato, perché non c'è la stessa forma e non c'è la stessa funzione. In Deuteronomio c'è un passo che dice così. Deuteronomio 8, versetto 3. Egli dunque ti ha umiliato, ti ha fatto provare la fame, poi ti ha nutrito di manna che tu non conoscevi e che i tuoi padri non avevano mai conosciuto, per insegnarti che l'uomo non vive soltanto di pane, ma che vive di tutto quello che procede dalla bocca del Signore. Ecco la fonte che sa, ecco la fonte che dissida. Gesù sentiva quella fame vera nelle persone che aveva davanti sul monte in Galilea, e sentiva questa fame Gesù, e Gesù sente la medesima fame nelle persone che si accostano a Lui oggi. E mentre noi cerchiamo continuamente la gratificazione del mondo tramite la nostra spider, il nostro vestito, il nostro gioiello, il nostro cornetto agile, Lui dice questo: guarda che quello che tu realmente vuoi non sono i piaceri negli averi nel lavoro, ma non è quello che vuoi. Fammi riempire lo spazio che ho creato dentro di te con il mio spirito, e allora sarai veramente soddisfatto. È di me che hai bisogno veramente, non di tutto il resto. Gesù chiama questo spazio dentro in una maniera che abbiamo anche cantato oggi: giustizia. Abbiamo cantato Gesù, giustizia del Signore. La fame di giustizia non è soltanto non veder rispettati i propri averi, i propri diritti. Non è soltanto questo. La vera giustizia è quando Gesù tornerà e prenderà il posto che gli compete. Il posto che gli compete è il capo del mondo, perché Lui ha creato il mondo. Quando Gesù è il centro delle nostre vite, c'è giustizia nelle nostre vite. La giustizia viene perché Gesù viene e rende le nostre vite ricche. Quando Gesù è il cibo e la bevanda delle nostre vite, allora c'è giustizia. Quella è giustizia del Signore. Quello è il posto giusto del Signore. Quello è il posto che il Signore deve avere davanti a tutti quanti, a tutto quanto il mondo. Cantiamo assieme giustizia del Signore. La nostra vera fame, la nostra vera sete, qualsiasi essa sia, parte dalla fame di giustizia, perché viviamo in
in un mondo che non è giusto. Che fare allora? Primo, smettila di mangiare il porcherino. La nostra vita viene nutrita dal porcherino. Sapete, in Australia, che è bellissima, eh? In Australia c'è una felce, che è una pianta antichissima, si dice che è proprio una delle prime piante che sono state create da Dino. Questa felce produce delle bacche. Queste bacche, essiccate e delitate, danno vita, formano una farina con cui si fa un pane che è anche buono da mangiare. C'è un problema. Questa farina non contiene pochissimi carboidrati, nessuna proteina, nessun grasso. Le persone lo mangiano, si saziano, ma continuano a deperire. E tu mangi quel pane perché hai fame, ti sazi e continui a deperire. E tu continui ad avere fame, vedi che stai dimagrendo, continui a prendere quel pane, ti sazi e alla fine muori perché il tuo fisico non ha avuto nessun nutrimento, ti ha soltanto gonfiato la pancia. È quello che succede con quello che noi facciamo e assimiliamo nella nostra vita. Noi come occidentali, come uomini, ci nutriamo di schifezze che ci gonfiano e non ci nutrono. Cosa c'è nella tua tavola di ogni giorno? C'è qualche cosa di nutriente? Pieno di proteine? Pieno di carboidrati? Pieno di grassi saturi? Cose che ti rendono forte, che ti rendono pimpante, che ti fanno crescere, oppure c'è la farina delle bacche della felce? C'è la parola di Dio che ti nutre? O c'è la parola del mondo che ti gonfia? Dio fa via Isaia questo qua. Isaia 55:2. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia? Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Prima cosa, smettiamo di mangiare schifezze. La seconda cosa che possiamo fare è: inizia a guardare Cristo per essere sozzo. Ora, chi è stato in un gruppo di intervento come Daniele sa che dopo una calamità naturale la prima cosa che si porta alle persone che cos'è? Pane e acqua. Sono le cose più semplici. Non gli portiamo qui con le diagine, non gli portiamo le zanne. Gli portiamo le cose semplici, sono facili da trasportare, sono pieni di energia. Pane. E è pieno di acqua, giustamente l'acqua è piena di acqua. È quello che serve per il fisico. Siamo fatti per il 70% di acqua, per cui la cosa fondamentale è avere acqua e avere un po' di zucchero, un po' di carboidrati per ritirare sulle persone. Sono le cose più importanti, essenziali per la vita. Gesù dice questo in Giovanni al capitolo 6 e al capitolo 4. Capitolo 6, 35 e 51 dice così: io sono il pane della vita, chi viene a me non avrà più fame e chi crede a me non avrà più sete. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane vivrà in eterno, e il pane che io darò è la mia carne che darò per la vita del mondo. E poi Giovanni 4, 14, che è uno dei brani che ha usato anche nella relazione Simone,
Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna. Gesù è l'elemento essenziale. Gesù è quello che dice: quello di cui hai bisogno in primo luogo sono io. Tu puoi cercare qualsiasi altra cosa nella vita, ma io sono il pane della vita, io sono essenziale, io sono quello di cui hai bisogno. Tu hai bisogno di me e non puoi fare a meno. Vorrei fare con voi un esperimento. Se potete far passare, prendete ciascuno un bicchiere e prendete un pezzettino di pane. Spero che ci siano per tutti. E ovviamente, oltre al pane, dovete prendere la sposa. Prendete un pezzo di pane e un po'. Questi sono gli elementi che descrivono con cui si descrive Gesù. Gesù dice: io sono il pane della vita, io sono l'acqua che ti serve. Chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Avete tutti quanti un pezzettino di pane e un bicchiere d'acqua? Ok. Avete il vostro pane e il vostro acqua? Tutti quanti l'avete? Ok. A posto? E la dovete vedere tutti, avete il pane, perché se non avete fatto, se non l'avete tutti non riesce l'esperimento. Perfetto. Allora, adesso che tutti quanti avete il vostro pane, il vostro vino, ok, fino. È finita la predicazione, ci vediamo domenica prossima. Però attenzione, non vi azzardate a mangiare e a bere oltre quello che avete oggi fino a domenica prossima. Vedete se riuscite. Sapete che cosa è? Molti di noi fanno questo. Many of us actually do this. Molti credenti fanno esattamente. Many believers do this. Prendono un pezzettino di pane la domenica, un bicchierino d'acqua e tentano di sopravvivere la loro vita, il loro fisico, spirituale, per una settimana, fino a riprendere quel pezzettino di pane, quel bicchierino d'acqua, poca, per sopravvivere fino alla settimana dopo. Nel frattempo, ci ripensiamo bene delle cose che non ci fanno nutrire, delle cose del mondo, di tutto quello che ci danno i social media, di tutto quello che ci dà la televisione, di tutto quello che ci dà internet, di tutte delle schifezze che vediamo. Quale parte vedevamo nutrita di noi? Quello che Paolo chiama l'uomo naturale o quello che Paolo chiama l'uomo spirituale? L'uomo spirituale della verità. Spesso mangiamo così. Mangiamo un po', beviamo qualche sorso dalle 10:30 alle 12 la domenica, ma teniamo ben lontani, da sperimentare Gesù negli altri 7 giorni. Gesù resta lì. Abbiamo chiuso quando Marco chiude la porta della chiesa. Gesù è lì dentro. E poi di estate nemmeno questo. Perché ci andiamo una volta a mese. Vi ricordate quando avete conosciuto Gesù per la prima volta? Quando avete accettato Gesù? Vi ricordate quando giravate con la Bibbia sotto il braccio? E a ognuno andavate a dire: senti, lo sai che perché Gesù, vedi, che vince di prima Giovanni, si è scritto e tutti gli dicevano: ma che sei testimoni di Geova? Ve lo ricordate? Eravate così presi.
Eravate così concentrati. Non potevate fare a meno di pensare a Gesù per 10 minuti perché vi sentivate in colpa di non averlo fatto. Poi la fame la siete solo passata. Sapete, se in ospedale arriva una persona, un paziente dice che non ha più appetito, non è chiedo un consenso. Significa che non sta guarendo, ma piuttosto che sta peggiorando. Sta peggiorando. Per altri invece l'appetito, anche se non conosciuto Gesù, non è mai arrivato a quel livello. Gesù è, sì, hanno conosciuto Gesù e l'hanno messo in una parte, della loro sezione settimanale. Certo, Gesù fa parte della loro vita, una parte piccola, è grande, ma una parte, insieme col resto. C'è soddisfazione nella mia vita oggi? Non mi devi dire. Hai ancora fame di Gesù? Hai ancora fame di Gesù ogni giorno? Sei pienamente soddisfatto come Gesù dice in Matteo 5? Quando è l'ultima volta che sei entrato in macchina e non hai acceso automaticamente la radio sulla tua stazione preferita? Per me è Radio 105. When was the last time you got in your car, if you have one, and didn't put the radio on? E invece di divertirti con Marco Mazzoli o con Galli, hai parlato col tuo Signore. And instead of putting the radio on, you actually started talking to your Lord. Qual è l'ultima volta che entrando in casa non hai automaticamente accesso alla televisione? La prima cosa che arrivi dentro casa? Dov'è il telecomando? Dov'è il telecomando? Oh, Matteo, dov'è messo? Benjamin, dov'è messo? Già il telecomando. Mi serve, poi c'è una legge, abbiamo 5 telecomando. Quando è l'ultima volta che ti sei sfilato le cuffiette del tuo smartphone? Guardi, giovani. E hai infilato le cuffiette collegate con lo Signore. Ascoltando la voce di Gesù. Se non dai spazio a Gesù, per saziare quella fame e la tua sete troverai cibo altrove. Troverai. E forse mangerai il pane fatto con le bacche della freccia. Vedete che qui ho sottolineato 3 frasi. Viene, crede, vede. Sapete, la fame e la sete non sono autoestima. Non vanno via sole. Non basta pensare di avere fame o sede perché se ne va. Ma dobbiamo essere noi ad agire. Se ho il mio stomaco che brontola, non devo aspettarmi che prenda, scenda, vada al supermercato e si prenda un panino. Senti, hai rotto le scatole di brontolare, esci e vatti a prendere un panino al stomaco. Sei tu che devi agire. Sei tu che devi dare al tuo stomaco quel pronto un panino. Direttamente. Ora, quale supermercato deve andare la nostra anima? Dove andare? Quali sono i luoghi dove troverai il pane e l'acqua della vita? Ci sono 2 posti principali. Una è quella che avete in mano, negli smartphone, nei tablet, nei smartphone. You've got it in your hands, on your smartphones. La Bibbia, la parola di Dio. La parola di Dio. The word of God. L'altro posto è tra il popolo di Dio. And the other place is amongst God's people. Tra gli altri credenti. Amongst other believers. Gesù infatti dice, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una fonte di acqua che scaturisce in vita eterna. I credenti, se
scaturiscono acqua, sono loro, diventano loro stessi una fonte a cui abbeverati. E quello è importante. La parola e la Chiesa. Se hai soltanto la parola è una cosa buona. Buono, hai nutrimento. Ma come fai con la tua sede? Se non hai una comunità che ti segue, se non segui una comunità, se non hai comunione fraterna con altri che possono dissedarti e tu puoi dissedare altri, come farai? Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Sapete, la parola greca affamati è peano, significa niente, non so nemmeno io che, come si pronunci, però ho scoperto che esistono due parole con cui si traduce affamato in greco. Una è la prima, significa ho un po' di fame, dammi una fetta di pane. La seconda parola è ho una gran fame, una fame da morire, dammi tutto il fiume. Secondo voi, indovinate, qual è Gesù? Qual è delle due la parola che ha usato Gesù qua? La seconda. Il greco, Gesù sta dicendo la piena soddisfazione è per coloro che dicono io voglio tutto di Dio e voglio conoscerlo completamente. Non mi basta avere una benedizione qua, una benedizione là. Voglio che sia il centro della mia vita. Il centro. Quella è la persona che giungerà a Cristo e alla piena soddisfazione della vita. Quello è colui che sarà beato perché sarà sfamato e dissetato dalla giustizia di Cristo. Vi ripeto la domanda che vi ho fatto all'inizio. Avete mai avuto fame? Avete mai avuto sede? Alla luce di tutto quello che abbiamo detto, però, non troverete pace a quella fame, a quella sete, né nei piaceri del lavoro, né nella vita, né nel mondo. La tua fame vera e la tua sete vera, afferma Gesù, è quella di giustizia. La tua fame, la tua sete è quella di giustizia, di vedere un mondo dove la priorità per il mondo, ma soprattutto per te, è Gesù. Non quello che la società ti dice, ovvero soldi, sesso e svago. Non è questo. Riconosci che la tua fame è la fame di Cristo. Riconosci che la tua sete può essere dissetata soltanto dal corpo di Cristo, dalla Chiesa. Smetti di mangiare porcherie spirituali e cibati e abbeverati di Cristo. E inizia a guardare Cristo per essere veramente soddisfatto. Beati quelli che sono affamati e assetati di giustizia, perché saranno saziati. Andiamoci a pregare. Grazie Signore Gesù di essere sceso per riempire la mia fame e la mia sede. Grazie di essere tu la giustizia del Signore. Se tu che mi hai ascoltato sei stato colpito, sei stata colpita da qualcosa, sei stato messo oggi, prega insieme a me queste cose nel tuo cuore. Sì, Signore Gesù, io ammetto di avere fame e di avere sede. Ammetto di avere fame della tua giustizia. Sede della tua parola. Riconosco che la mia fame è per te. Signore, ti prometto che voglio smettere di mangiare porcherie del mondo e che voglio nutrirmi della tua parola in maniera abbondante e bere alla tua fonte nell'acqua eterna che tu mi dai, anche attraverso i miei fratelli e le mie sorelle, che sono una fonte di quest'acqua.
voglio, ti prometto che guarderò a te per essere soddisfatto, mamma mia. Signore, io voglio essere beato, io voglio essere felice. Perché io sono assetato, sono assetata, sono affamata della tua giustizia, Signore Gesù. Aiutami a metterti al centro, a farti ritornare al centro. Te lo prego nel tuo nome, Signore Gesù.